mio marito con una malformazione al tronco cervicale, era arrivato al punto di non camminare più, di avere difficoltà anche all'abbraccio e alla mano destra, avere difficoltà a deglutire. 2 mesi ad Agropoli, dopodiché a casa abbiamo fatto la Via Crucis per il distretto, il fisiatra inesistente, quindi insomma ne abbiamo un pochino visto di tutti i colori, nel mentre mio marito chiaramente peggiorava sempre più a casa, allettato, senza poter fare nulla. Io ero andata a Firenze, l'unità spinale era chiusa, per cui il chirurgo mi aveva detto che avrei dovuto fare risonanza magnetica ed evocati a livello privato, portarli e poi si sarebbe visto il da farsi. Una peripezia dietro l'altra, il distretto di Sapri. Io devo ringraziare il dottor Fragomeno che ha cercato in tutti i modi di interessarsi per accelerare la possibilità di poter fare gli evocati, ma non c'è stato verso. Evito, perché non voglio fare polemiche sul fisiatra che c'è al distretto, preferisco stendere un velo pietoso. Mentre il prosieguo è che adesso mio marito è al Cardarelli. È stato operato. Devo ringraziare innanzitutto i ragazzi del 118 di Palinuro, che si sono presi la briga di accompagnarlo a fare una risonanza magnetica. Sentendo tutte le mie peripezie, mi hanno consigliato il professor Schonauer del Cardarelli. Devo dire che al Cardarelli ho trovato una sanità d'eccellenza. Nonostante sia un ospedale grandissimo, perché è una città quasi, una città nella città, professor Schonauer, un grande luminare che a mio avviso è il migliore in assoluto, nonostante una situazione critica, perché nella sua umanità, nella sua gentilezza, è stato anche molto chiaro nel dire l'unica strada possibile è l'operazione, dobbiamo tentare il tutto e per tutto, anche se i rischi sono altissimi, ma se non operiamo, suo marito sta morendo lentamente. E questo senza mezzi termini. È stato ricoverato in codice rosso. Un personale attento, disponibile, umano, un professore che l'ha seguito passo passo, il personale nella sala operatoria che dalle 7:30 del mattino non l'ha abbandonato fino alle 8 di sera, quando alle 8 è entrato in terapia intensiva, personale della terapia intensiva che nonostante la rigidità, giustamente per la salvaguardia dei pazienti, si è premurato ieri di chiamarmi per dirmi: signora Luna, venga, tranquilla, può parlare col medico, stia serena. Mi ha richiamato mezz'ora fa per dirmi: signora, tranquilla, abbiamo stubato suo marito, a Luna può venire. Quindi è giusto dire che non tutta la sanità è fatiscente, è giusto dire che la sanità del Cardarelli, perlomeno il reparto di chirurgia, è un'eccellenza. Sono convinta che insomma l'eccellenza sia tutta quanta del Cardarelli. Qualsiasi sia il decorso, io sono convinta che andrà benissimo, però è giusto ringraziare tutte queste persone, perché Perfetto. noi pensiamo sempre a dare addosso, mai però a ringraziarli quando a volte è doveroso.